sei entrato in prima posizione sulle sfide d'arrivo e nessuno più è riuscito a rimontarti. Raccontaci proprio le fasi conclusive di corsa. Ma io gli ultimi due giri sapevo che dovevo raggiungere le mie sbaglie perché tutti mi intendevano. Sono partite parecchie pure e io ero sempre davanti a tagliare per andare a prendere. Sapevo che se tenevo fino all'ultimo giro in salita il gruppo compatto, la corsa si metteva molto a mio favore. Niente, non si mi ha attaccato in salita, mi ha attaccato, siamo scollinati in tre, poi il campione Polenio è rientrato in discesa, poi gli ultimi 600 metri ho deciso di tirare davanti e tenere una misura alta per gli scatti che potevano esserci. Ho tenuto una misura alta e 300 metri ho buttato più 16 a tutta fino alla D2. Nella tua memoria e in quella di Federico.